Buongiorno, benvenuti a Sinnova 2018, allo spazio dedicato a Confcommercio che in quest'ora vi intratterrà su un tema molto, molto interessante, che è proprio quello delle professioni del marketing e della comunicazione nell'era digitale. Sembra un titolo molto altisonante, vedrete che il tema avrà molti, molti spunti di riflessione. Io vi propongo, il mio compito non è quello di fare lo speech, ma è quello di lanciare semplicemente una provocazione. E la provocazione è questa. Di quali figure professionali necessitano le imprese? Apparentemente tutti sappiamo, potremmo dire, ma insomma, le imprese vogliono persone formate, persone che abbiano delle competenze al passo con i tempi. Allora, che cosa abbiamo fatto? Per evitare di andare un po' a braccio e quindi, insomma, dare un rigore scientifico a quello che abbiamo, a questo tema, nell'ambito di un progetto di cui vedete adesso la slide, che si chiama iSardinia, è un progetto che si muove nell'ambito del POR FSE, più esattamente nell'ambito della Green and Blue Economy, abbiamo fatto un'analisi dei fabbisogni. Cioè abbiamo in sostanza chiesto alle imprese: qual è il vostro fabbisogno in materia di formazione? Come l'abbiamo fatto? Abbiamo fatto un'analisi di contesto, quindi un po' di dati su pubblicazioni Istat, diciamo dati disponibili, un'indagine quantitativa, perché abbiamo intervistato circa 400 imprese alle quali abbiamo somministrato dei questionari strutturati. E poi, non paghi di tutto ciò, abbiamo fatto anche un'analisi tipo qualitativo, cioè dei panel, dei focus group, insomma siamo andati un po' a scavare ancora più approfonditamente sull'argomento. Cosa è emerso? Udite, udite. Voi direte, beh, vabbè, forse ce l'aspettavamo. Forse sì, forse no. Quello che emerge è che il marketing, la comunicazione e il commercio online sono ai primi posti. 71% circa, 67%, il secondo il commercio online 43,2%. È evidente che questi temi sono fortemente interlacciati tra di loro, sono molto legati, perché come poi avranno modo di evidenziare anche i relatori, sono temi che non possono essere disgiunti l'uno dall'altro. Quindi dai questionari è emerso questo, che circa l'80% delle imprese ha concordato nel considerare utile, direi forse anche indispensabile, la disponibilità di risorse umane e professionali competenti in questi ambiti di attività. Siamo andati a scavare un altro pochino dai focus group, quindi abbiamo sentito un po' i cosiddetti stakeholders, insomma quelli che fanno veramente opinione, e che cosa è venuto fuori? È venuto fuori che esiste un set di competenze digitali ancora carente, soprattutto per le piccole e medie imprese. Traduco: spazi da poter riempire con profili professionali che oggi si affacceranno sul mercato, soprattutto dell'e-commerce. Quello che vedete qui è la figura dell'e-manager, al quale si richiedono competenze particolari. Tutta questa sfilza di competenze sembra un po' il condensato di molte figure professionali tradizionali che oggi abbiamo sulla scena. Quindi visione, conoscenza dei trend, aggiornamento continuo, analisi dei mercati. Voi direte, ma quanta roba dobbiamo sapere? A così dicono le imprese, non lo dico io. E dai questi focus sono emerse ancora queste nuove forme di imprese, di nuove professioni, email marketing specialist, per esempio, SEO specialist, molti dei quali probabilmente già alcuni di voi li conoscono. Però le abbiamo volute elencare proprio per evidenziare la richiesta che proviene dalle imprese. Qual è stata la risposta che abbiamo dato a tutto questo fabbisogno, a tutta questa richiesta di fabbisogno? Abbiamo fatto due cose, due percorsi. Il primo percorso è un corso di formazione proprio di responsabili di marketing e delle strategie commerciali per la vendita online di prodotti o servizi. È un corso strutturato, abbiamo già fatto le selezioni. Siamo a buon punto, c'è ancora spazio per chi volesse affacciarsi a questa esperienza. Il corso è gratuito
sono 600 ore di corso, di cui 400 di lezioni frontali comunque nella forma tradizionale, e 200 ore invece di stage. Infine, un percorso di formazione per l'autoimprenditorialità. Mentre l'altro è rivolto fondamentalmente a figure che si profileranno nel campo del lavoro dipendente, questo invece è un percorso di formazione all'autoimprenditorialità, quindi imprenditori di noi stessi. È un percorso di formazione e di accompagnamento alla creazione di imprese e al lavoro autonomo, sempre nell'ambito dell'e-commerce e dell'ICT. Questo sotto il profilo della domanda. La domanda c'è, la domanda è pressante. Queste sono alcune risposte che abbiamo saputo dare. Ora la parola ai relatori sull'aspetto dell'offerta. E qui io mi allontano dal palco e cedo la parola a Fabio Manca, che coordinerà i lavori del panel di questi signori che vedete qui alla mia destra. Grazie. Buongiorno a tutti. Intanto vi presento i relatori. Sono Giuseppe Melis, docente di marketing all'Università di Cagliari, Massimo Cugusi, export manager e referente di Confcommercio per imprese digitali, Emiliano Farina, fondatore di Carta Bianca, un'agenzia di stampa ma molto di più, Alessandro De Plano, fondatore di Gruppo Misto, agenzia di pubblicità. Conosco tutti loro da molti anni, ho visto nascere le loro professioni, le loro aziende, e ho visto come le hanno trasformate in chiave digitale, perché questo è il tema che vorrei lanciare adesso per iniziare questo dibattito, cioè come coniugare in chiave moderna, in chiave digitale, professioni tradizionali, persone che si sono formate in modo tradizionale e che poi hanno seguito l'onda della modernizzazione e si sono uniformati alle necessità. Loro hanno storie che sono iniziate in modo tradizionale, un'agenzia di pubblicità, un giornalista, un esperto di marketing ma anche di comunicazione, un docente universitario. Vorrei iniziare proprio da Massimo Cugusi per capire come si è evoluta la sua professione. Oggi Massimo è un apprezzato consulente per l'export, si occupa di internazionalizzazione, segue molte aziende, le ha fatte crescere anche grazie a strumenti innovativi che lui ha saputo utilizzare nel modo opportuno. Grazie a tutti e buongiorno anche a nome di Confcommercio, del gruppo terziario innovativo e servizi alle imprese di Confcommercio. Questo doppio nome, al di là dell'aspetto di cortesia, serve a mettere subito un punto. Che rapporto c'è tra essere professionisti ed essere tecnologicamente, come si dice, skillati, una parola bruttissima, formati, consapevoli? C'è un rapporto molto stretto e soprattutto sono due mondi che non possono vivere l'uno senza l'altro. La tecnologia pura è un esercizio fine a se stesso, la professione che non sta al passo del cambiamento vuol dire che non riesce a leggere ciò che il mercato propone in termini di opportunità, ma naturalmente, come per chiunque, per qualunque professionista voglia stare sul mercato, anche in termini di rischi, quello di essere estromessi dal mercato se non si è più in grado di cambiarlo. Io ho una storia professionale, avendo ormai, ahimè, una certa età, più di 30 anni di laurea, 32 anni, quindi è una serie storica abbastanza significativa. Siamo nati tutti nell'era, come si dice, analogica, no? Quando ho proposto a Fabio Manca, che qui ringrazio, di coordinare questo dibattito, abbiamo cercato un po' di colorirlo. Abbiamo detto, ma come se dovessimo disegnare i nostri percorsi, quelli dei miei colleghi e miei, che immagine utilizzeresti? Beh, io utilizzerei quella che mi porto dietro dal momento in cui ho fatto il primo passo in questo mondo del lavoro. Il mio primo strumento di lavoro legato all'export era il Telex. Adesso io non so, se facessimo un accesso agli uffici delle nostre aziende e clienti, quanti Telex ancora troveremmo.
Poi siamo passati al fax con la carta chimica, poi siamo passati alla carta tradizionale, poi siamo passati a questo strumento curiosissimo che ancora legavamo ad un modem che fischiava, che ci bucava le orecchie e a malapena sopportava la posta elettronica, e oggi siamo molto più avanti. Ecco, io sono andato dal Telex a Salesforce, cioè ad uno strumento che integra informazioni che provengono da fonti diverse e riesce a dare strumenti per la presa di decisione. Questo è il tema chiave. Allora, primo punto per cercare di aiutare a disegnare la cornice. Non esistono le professioni di marketing come dire, una bolla di vetro di pochi specialisti. Esiste il mercato. Il mercato ha una scienza che lo studia, che ha delle sue metodologie, che ha dei suoi strumenti. Queste metodologie, questi strumenti si evolvono. La rivoluzione tecnologica applicata allo studio del mercato porta a poterlo analizzare in tempi più rapidi, in modo più dettagliato e fornendo elaborazioni di dati diversi in modo quasi real time. Chi è il professionista del marketing? È quello che sa accedere alle informazioni. Sappiamo che oggi il tema è il flusso eccessivo, quantità eccessiva di informazioni che sono disponibili, le sa portare a sintesi e le sa trasferire, condividere con il cliente per prendere insieme delle scelte strategiche rispetto alle imprese. Analogo discorso vale per la comunicazione. Ma ancora più importante, per chiudere questo primo passaggio, è che non esistono scorciatoie. Cioè non esiste lo studio di Salesforce che non sia preceduto dalla costruzione di un background professionale solido, di fondamentali, che consentano di capire come si analizza e come si sviluppa un mercato. Sarebbe molto facile. Sarebbe come pretendere di voler fare il designer andando direttamente agli strumenti di rendering o di Photoshop e non sapendo reggere una matita in mano e un foglio di carta. Ecco, allora il vero professionista è quello che è innanzitutto un professionista e poi è anche al passo con i tempi e con la tecnologia. Emiliano Farina, Carta Bianca, è un giornalista che oggi costruisce news su misura per i suoi clienti. Vorrei chiederti, Emiliano, qual è stato il tuo percorso e quali sono le figure professionali, cioè come vi siete evoluti e di quali figure oggi avete bisogno nella vostra azienda. Ma allora parlo del mio caso personale. Io sono come giornalista sono nato intorno alla fine degli anni 90. La classica strada che si faceva prima, cioè si iniziava a collaborare con un giornale, poi mano a mano riuscivi a conquistare la fiducia del tuo caposervizio, acquisivi esperienza e poi tentavi di entrare all'interno di una testata, quindi fondamentalmente aspiravi a un contratto. Un contratto che ancora negli anni 90 era possibile. Poi mi rendevo conto che più passava il tempo e più le possibilità diminuivano di averle, o comunque non c'era più quello stimolo che c'era all'inizio, nel senso che il mercato si stava sempre più restringendo. La crisi è vero che è iniziata intorno al 2007-2008, ma c'era anche da prima, nell'editoria non è certo partita in quegli anni. E quindi sostanzialmente sono passato a fare un percorso da giornalista tradizionale, poi riuscire a entrare, è quello che volevo proprio fare, all'interno di un giornale con un contratto regolare, e poi di fatto rendermi conto che non bastava più o comunque non sarebbe durata. Perché? Perché l'avvento del digitale e comunque dei social media sempre più forte ci avrebbero spazzati via, come un po' sta succedendo adesso. Per cui noi col mio studio associato, che è appunto Carta Bianca, non abbiamo fatto altro che mettere, diciamo, a sistema tutte le esperienze che abbiamo fatto durante l'esercizio tradizionale della professione, per poi costruire un contenitore, che è appunto Carta Bianca,
appunto, dove metterle dentro e creare un prodotto specializzato e taratto per le esigenze attuali, non per quelle che c'erano 20 o 30 anni fa. Anche perché un giornalista bravissimo 20 o 30 anni fa era bravissimo 20 o 30 anni fa, non oggi. Se oggi non si innova e non si rinnova, rimane soltanto nella fantasia degli altri un bravo giornalista, ma di fatto non costruirà un prodotto tale da riuscire ad affrontare un mercato. E questo è un po' quello che facciamo noi oggi, in breve sintesi. Alessandro, tu hai iniziato, io ricordo che Alessandro De Plano iniziò come vignettista, addirittura. Ai primi dell'Ottocento. Ai primi dell'Ottocento, esatto. E poi ha fondato Gruppo Misto, dal carosello al marketing, alle campagne di comunicazione politiche, poi di questo poi parleremo anche dopo. Come si è evoluta la tua attività da allora a oggi? Ciao a tutti, intanto mi piace vedere che c'è una sala piena e questa è la riprova che i dati snocciolati all'inizio del nostro incontro sono veritieri. Perché il tema della comunicazione e del marketing sono essenziali anche per la vita sociale. Una buona comunicazione significa riuscire a far passare il messaggio nella maniera migliore e nella maniera più vicina a chi lo deve ricevere, perché questo poi è un tema che riguarda anche altri temi molto più importanti, anche i conflitti sociali, i conflitti politici ed economici. Il mio percorso è quello di un ragazzino che pensava di essere creativo, e qua c'è il primo elemento. Nella mia presunzione io pensavo di poter fare tutto. Poi ho incontrato un signore che mi ha detto: il tuo curriculum è pieno di roba, ma non si capisce cosa sei. Quindi questo è un primo elemento che voglio regalare alla mia veneranda età. Ho visto che ci sono un sacco di giovani in sala, capire, fare il focus della propria vita, questo è fondamentale, perché io l'ho imparato tardi e quindi sono arrivato tardi a questa consapevolezza. Poi in sala ci sono anche dei miei mentori che inconsapevoli, perché io vedevo, non so, anche a Gianni Giugnini, perché lui faceva già delle cose che io dicevo: voglio arrivare a fare queste cose qua nella comunicazione, nella pubblicità. Non so se ci sono arrivato, però oggi con Gruppo Misto abbiamo intrapreso un percorso che rappresenterei come con un'immagine. Io sono stato tanto tempo negli Stati Uniti e mi piace pensare a questa strada dritta nel deserto, e a un certo punto, mentre tu vai con la tua macchina immerso nei tuoi pensieri, ti accorgi che intorno a te lo scenario cambia. Ecco, l'imprenditore, perché di questo poi si tratta, essere efficienti anche in un mercato in cambiamento, deve saper cogliere questi cambiamenti. Emiliano ha detto una cosa e io non sono d'accordo. Io sono venuto oggi, di solito mi invitano per rompere le scatole e farò questo, terrò fede a questo ruolo. In realtà il giornalista di 40 anni fa era buono allora ed è meglio adesso. Perché noi ci siamo riempiti la testa di una serie di concetti e di informazioni che riguardano il digital, che riguardano il marketing adattato a questi nuovi strumenti, e li abbiamo svuotati di significato e svuotati di contenuti. C'è un sacco di ragazzi che vengono anche da noi e chiedono di poter partecipare alla vita dell'agenzia, che poi magari ti racconterò come si è evoluta grazie a Humans Hub e a Tutum, che è un altro progetto che noi stiamo facendo sul metalinguaggio, ma in realtà non hanno nessuno strumento per poter intraprendere la professione. Cioè, non hanno mai letto un libro, non vanno al cinema, non vanno a teatro, non viaggiano. Io non posso far altro che constatare una assoluta insufficienza. Proprio con Gianni ne parlavamo l'altro giorno. Il problema è che noi che veniamo, io sono, diciamo, in parte un nativo digitale, perché io comunque sono nato anche con i videogames, con il VIC-20, con il Commodore 64, ho un approccio digitale alla realtà.
è diverso da un ragazzino della generazione X o Z o quelle a seguire. Quindi ho un approccio che mi permette di valutare, non so, gli aggiornamenti di WhatsApp, di usare gli strumenti in maniera del tutto empatica, del tutto istintiva. Ma in realtà quello che manca a chi nasce invece nel marketing e nella comunicazione è riappropriarsi di quel modo di fare comunicazione classica. Cioè, alla base della comunicazione c'è sempre un'idea. Se non hai un'idea, puoi avere tutti gli strumenti digitali del mondo, ma saranno inutili. E questo è il messaggio. La mia agenzia si è evoluta sia come modello economico, ma anche come modello di processi, in una fase che è questa, su cui stiamo lavorando con molta fatica, ma i miei colleghi sono in prima fila, lo possono testimoniare, su un modello esponenziale. Abbiamo abbandonato l'idea di fare comunicazione o qualsiasi altra cosa, badate bene, in maniera lineare, e liberarci di tutti quei fardelli che invece sono la continua informazione e anche l'illusione di pensare che avere in mano uno strumento potentissimo possa essere un vantaggio anche competitivo senza avere nessun tipo di contenuto. Questo è il mio percorso professionale, ma è anche il mio percorso di vita. Grazie Alessandro. Giuseppe, abbiamo visto che tre professionisti formati in modo diverso, tu fai il docente da molti anni, vorrei capire come si formava prima un professionista del marketing e come si forma adesso, cioè sono cambiati gli strumenti, sono cambiati i paradigmi. Che cosa è cambiato rispetto all'inizio della tua carriera accademica? Ci sono cose che cambiano e cose che rimangono. Chiaramente ti devi aggiornare. Chi fa il mio mestiere, prima di tutto, deve far proprio il concetto che loro stessi hanno evidenziato molto bene, no? Essere imprenditori, diceva Joseph Schumpeter, vuol dire essere innovatori. Se tu non innovi, non cambi, e se non cambi sei obsoleto e sei fuori mercato. E questo vale per qualsiasi professione, compreso quella accademica. Quindi pensare ad un'università che non cambia è folle. Il cambiamento come lo vediamo? Intanto lo vediamo nell'evoluzione delle sue componenti. Ognuno di noi, prima di fare didattica, fa ricerca. E fare ricerca vuol dire studiare, andare ad approfondire aspetti, temi che fino a un certo punto non hanno risposte e si cerca di dare delle risposte. Quindi un'università che non fa ricerca è un'università destinata ad essere vecchia e quindi a non avere mercato, perché oggi il mercato della formazione, dell'educazione è un mercato completamente aperto. È vero che ci sono tanti vincoli, ma chiunque, se volesse, si potrebbe formare tranquillamente stando davanti a un PC, accedendo ai corsi che sono presenti anche online di diverse università del mondo, di diversi centri di formazione del mondo. Quindi è un'esigenza, è una necessità adeguarsi, ma è anche, come dire, una consapevolezza. Anche l'Università di Cagliari, anche se io non sono titolato in questo momento a parlare in rappresentanza dell'Ateneo, però si sta innovando. Da 2 anni abbiamo istituito una laurea magistrale, lo leggo perché così non sbaglio, in Data Science, che è finalizzato a Data Science, Business Analytics e Innovazione, dove si fa quello che oggi dovrebbe essere normale e che ancora però tanto normale non è. E cioè creare dei percorsi formativi che siano la contaminazione di esperienze e professionalità distribuite nei diversi dipartimenti. Nel caso specifico, competenze che sono nel mio dipartimento, scienze economiche aziendali, ma anche in quello di informatica e anche quello di matematica e statistica, perché poi andiamo a vedere lo stesso rapporto di Confcommercio 2018, che io ieri mi sono scaricato e me lo sono rapidamente leggiucchiato,
e mette in evidenza come appunto le skills, come diceva Massimo in precedenza, debbono essere skills trasversali. Ovviamente per fare tutto questo ci vuole molta umiltà, cioè i fondamentali non sono solo, come dire, gli strumenti tecnici e tecnologici che semplicemente potenziano le nostre capacità. Servono fondamentali nel senso che serve un contesto culturale di base che sia affamato, e quindi vedere questa sala piena fa piacere, ma vuol dire che già chi è qui parte da un punto, come dire, molto avanzato rispetto a chi è fuori da qui. E il problema non è chi è qui dentro, è chi è fuori da questa sala, perché questa fame io non la vedo così sviluppata. E in tutto questo ognuno di noi cerca di portare il proprio granello di sabbia. Io adesso vi ho fatto l'esempio di questo corso di laurea magistrale, ma nel mio piccolo, io sono stato fino a 2 anni fa coordinatore del corso di laurea di economia e gestione dei servizi turistici. Il turismo è uno degli ambiti dove maggiormente la digitalizzazione fortunatamente si è inserita, e era un corso concepito in termini tipicamente economico-aziendali. Abbiamo cercato di innovare, io stesso mi sono fatto promotore di questo, in che modo? Cercando di superare alcune rigidità tipiche comunque di un'istituzione come l'università, inserendo dei laboratori. Uno di web marketing, un altro di revenue management, e addirittura abbiamo, proprio per cercare di coniugare l'innovazione con la tradizione, io mi sono reso conto che quando davo certi compiti da fare per costruire per esempio pacchetti turistici, in realtà i miei studenti potevano avere quelle competenze magari di tipo tecnico, ma mancavano loro le competenze legate al territorio, storia, geografia della Sardegna, c'è un'ignoranza abissale. Allora, tornare fondamentali vuol dire un po' riprendere le cose che dicevano loro, per cui abbiamo bisogno di una formazione a tutto tondo. Ci sono tante opportunità in più, c'è però anche una difficoltà in più. Rispetto a quando mi sono laureato io e Massimo, quel che abbiamo dovuto... Come? Siamo già 2 e 2. Quando ci siamo laureati noi, le cose che dovevamo studiare erano incommensurabilmente meno di quelle che noi oggi chiediamo di studiare ai nostri studenti. Il libro di marketing dove ho studiato io, ma non è confrontabile col manuale di marketing che c'è oggi. Allora, di questo ne dobbiamo tener conto, e qui l'innovazione ci può aiutare per riuscire a fare in modo che comunque non perdano parti di conoscenze importanti che fanno parte un po' dell'evoluzione anche di questa disciplina. Mi taccio perché sennò... Massimo, entriamo nel dettaglio delle competenze necessarie. Intanto ti volevo chiedere un'altra cosa, una provocazione a proposito di quello che abbiamo parlato di percorsi accademici, però non è detto che ci debbano essere, cioè ci sono anche percorsi non accademici, no? Per costruire le competenze, no, al di là del... Credo che quello che ci ha appena detto Beppe Meli sia molto interessante. Come sempre ci ha portato una buona notizia e una meno buona. La buona notizia è che esista un corso su un tema che oggi è sulla cresta dell'onda, quindi non solo acquisire dati, siamo capaci tutti espandendo memorie. Il problema è trasformare i dati in informazioni utili e quindi in strumenti per la presa di decisione, e questa è la buona notizia. La cattiva notizia è che io non lo sapessi, nel senso che io sono un possibile, come dire, valorizzatore di queste risorse, e allora mi pongo il problema, io naturalmente a nome di una categoria, di un gruppo, di una tipologia di possibili aziende che possano dare uno sbocco, ma anche possano accogliere per un periodo temporaneo questi studenti una volta che avranno finito, probabilmente, cioè sono certamente, quello si dice, uno stakeholder, cioè uno che è portatore di interessi rispetto a questa attività, però non sono stato ritenuto, noi non siamo stati ritenuti così decisivi da essere fatti parte addirittura del processo di decisione e di costruzione. Questo che cosa sconta? Sconta il fatto che l'università, i sistemi di istruzione formale in un paese, ricordiamocelo, che ancora non diamo un giudizio di valore,
si basa sul valore legale del titolo di studio. Ok, questo fatto secondo alcuni e secondo me può distorcere l'obiettivo ultimo e trasformare il conseguimento di un pezzo di carta in un obiettivo ultimo da conseguire, ottenuto il quale il mio lavoro è fatto. Oggi abbiamo due fattori che rovesciano questo paradigma. Il primo, che il cambiamento ha dei tempi diversi rispetto alla presa di decisioni degli organi legislativi, amministrativi e così via, e non li aspetta. Quindi, delle due l'una, o vogliamo correre come Achille la tartaruga, teniamo sempre questa distanza tra di noi e non la coglieremo mai, o dobbiamo fare in modo che anche i nostri sistemi, con chiaramente gli accorgimenti e con i limiti che sempre avremo, possano essere sempre più vicini ai tempi del cambiamento. Altrimenti avremo questi due movimenti che non si incrociano mai al momento giusto, perché se si incrociano quando è troppo tardi è inutile e stiamo sprecando delle risorse. Il secondo punto importante è che, proprio perché forse partiamo da questa visione sbagliata per cui c'è un tunnel, c'è un toboga che mi porta dalla prima elementare al diploma superiore oppure alla laurea, finito quello c'è la piscina, quindi c'è il rinfresco. No, non è così. Cioè, oggi viviamo in una società nella quale la conoscenza ha la durata della mozzarella, cioè un avanzamento tecnologico, il passaggio da Windows 3.1 al Windows 95 e a 1000 versioni successive comporta un sovvertimento di schemi e l'apertura di nuove opportunità. Allora, io non posso vantare come scusante, mi sono laureato con Windows 3.1 e devo continuare a lavorare così e piego il mondo alla mia realtà. È il contrario. Quindi bisogna capire che la formazione è un processo che dura quanto la vita, che poi questo apprendimento avvenga sempre con strumenti formali, tipici, insegnamento, aula frontale, quindi insegnamento frontale. Non è certo così, perché non sarebbe possibile. Posso affinarla in remoto, quindi oggi c'è tutto questo mondo che gira intorno all'e-learning, che è un'area di business di grandissima importanza ed è uno strumento fortemente sottovalutato. Ormai la formazione tende a essere blended, quindi miscelata, quindi con dei momenti, con delle fasi, con dei contenuti che tra loro si integrano. Ok, ancora, io ho fatto un percorso professionale che, se dovessi descriverlo ancora una volta, mi piacciono le immagini, sarebbe stato andare da Cagliari al Poetto passando da Porto Torres, cioè ho studiato tutt'altro. Perché? Perché quando io ho fatto la scelta della facoltà alla quale iscrivermi, non avevo gli elementi di esperienza, di conoscenza e di relazione che mi potessero far presagire. Forse non avevo il talento per nulla e non avevo la missione, come dire, in mente: farò l'astronauta, farò il giocatore di pallone. E ho fatto giurisprudenza, lo dico con franchezza, per prendere tempo, per tirare la palla in tribuna. Faccio giurisprudenza che tanto in qualche modo serve. Tutta la mia formazione economica aziendale, di marketing, eccetera, è stato un investimento fatto quando ormai quel titolo apparteneva al passato. E vi assicuro che in 32 anni nessuno mi ha mai chiesto in che cosa ti sei laureato. Nessuno mi ha chiesto neanche cosa sai fare in generale, ma io mi sono posto il problema che la prima domanda sarà: cosa puoi fare per me? E quindi noi dobbiamo essere quelli che, quando ci vendiamo, tra virgolette, dobbiamo avere un approccio non da venditori ma da marketer. Cosa vuol dire? Che quando Alex va a visitare un suo cliente come agenzia, lui non può dire: noi sappiamo fare questo, perché questa è autocelebrazione inutile. È come il venditore di aspirapolvere che gli propone un servizio pubblicitario, non funziona così. Il marketing parte da un'esigenza palese o latente o inespressa che c'è dal mercato. Quindi il marketing, il vero marketing, è un uomo umile, perché parte dall'ascolto di quello che il mercato gli vuole insegnare. Lui può ignorarlo, ma non sarà mai un uomo di successo. Nei libri di marketing che Beppe Meli citava prima, quindi i Kotler della situazione, una delle cose che nessuno cancellerà mai è stata quella di distinguere tra l'orientamento alle vendite e l'orientamento al marketing. Che vuol dire questo? Che alla fine è molto più facile vendere qualcosa che il cliente
ha davvero esigenza di comprare, che sforzarlo di fargli comprare qualcosa che tu hai deciso di vendergli. Perché nel secondo caso c'è una forzatura. Nel primo caso tu sei un fornitore di una soluzione ad un'esigenza. Nell'altro sei un piazzista, fatemelo dire. Giuseppe, volevi aggiungere qualcosa? Sono perfettamente d'accordo, l'aspetto, no? Pronto? Sì, adesso si sente. Dicevo, sono perfettamente d'accordo. No, non si sente, tieni. Sono d'accordo con quello che ha detto Massimo e questa è una linea di distinzione fondamentale. L'evoluzione più recente che trovate nei manuali di marketing è l'orientamento al marketing sociale, cioè non solo il cliente è centrale nella costruzione delle strategie e quindi io servo nei limiti in cui sono utile, altrimenti io non servo. Ma oggi si parla di tutti gli stakeholder e questo significa avere un approccio che tenga conto di tutti i pubblici di riferimento. Anche questo è un aspetto importante. L'altra cosa che mi piace sottolineare è, come dire, intanto la scientificità del marketing, spesso derubricato a disciplina manipolatrice dei cervelli, cosa che mi fa letteralmente andare fuori di testa. E quanto questo sia vero, lo vorrei fare con un esempio che sicuramente mi farà sì che qualcuno, che diventerò nemico di qualcuno, però lo voglio fare, no? Avere le competenze tecniche digitali significa saper costruire un bel sito, riuscire a posizionarlo, fare della grafica accattivante, ma se il contenuto di quel sito, il messaggio che trasmette è un messaggio sbagliato, è sbagliato all'origine. Fatemi fare l'esempio perché secondo me forse fa capire a che cosa mi voglio riferire. Nel marketing uno dei concetti più importanti è il brand, è il valore del brand, è ciò che poi determina la reputazione. I giganti di Montebrama sono un brand ormai consolidato. A che serve fare un sito tecnologicamente perfetto se trasmette un messaggio che depotenzia e svilisce quel brand di giganti facendoli diventare eroi quando ormai noi siamo posizionati nei mercati internazionali con questo brand? Allora, queste sono operazioni che io ovviamente non condivido, quindi la competenza digitale va bene, però deve essere arricchita da quest'altro. L'ultima cosa che mi ha stimolato Massimo è il concetto di insegnamento, quindi l'offerta di piattaforme, di contesti di apprendimento, di teatri d'apprendimento, visto che parliamo anche di economie esperienziali, no? Noi abbiamo il dovere di costruire piattaforme di apprendimento, ma l'apprendimento è un processo che nasce dal fruitore, ok? Allora in questo processo di apprendimento anche qui ci vuole la fame giusta e chi costruisce le piattaforme, i teatri, deve riuscire a favorire che questo avvenga. L'apprendimento si sviluppa secondo quattro modalità, che sono l'acquisizione della conoscenza, e questo si riesce ad avere abbastanza bene, l'assimilazione della conoscenza, e questo fa parte, come dire, dell'apprendimento potenziale. Ma questo apprendimento non basta per costruire valore. E quindi non basta alle imprese per costruire valore, ci vuole la capacità di trasformare questa conoscenza in progetti e di realizzare poi questi progetti. Spesso noi manchiamo in questa parte finale del processo di apprendimento, nell'apprendimento realizzato, perché a livello di acquisizione, di assimilazione, tutto sommato si sta bene, mancano quelle occasioni. L'ultimo rapporto, tra l'altro, di Confcommercio dice una cosa che è importante, no? E cioè che bisogna favorire i processi di contaminazione reciproca. Se a me mi chiedessero, e questa è una cosa che ho maturato ormai diversi anni fa, come immagini tu l'università del tempo che stiamo vivendo? Io la immagino fuori dai contesti nei quali normalmente operiamo, cioè in aule dove ci devono stare 40, 50, 100 persone. Io immagino invece di dover fare la mia attività didattica
con gruppi di non più di 20 persone, 25 al massimo, immagino di farla magari in contesti aziendali, lavorando insieme a chi già lavora in azienda, e si coniuga un'esigenza che è dell'azienda e che è del mondo della formazione. È possibile, è il mondo dei sogni. Allora, a me piace sognare, perché poi sognando magari si costruiscono dei percorsi possibili. E le esperienze che finora sono state fatte, alternanza scuola-lavoro e tante altre cose, scontano comunque delle rigidità di base, perché non è neanche quello, il problema non è alternarsi, è riuscire a immergersi, perché il concetto di esperienza è il concetto di immersione, in un contesto dove tu non distingui più quello che è il momento della formazione da quello che è il momento del lavoro. Stai facendo entrambe le cose, perché l'apprendimento, se è in capo al fruitore, io apprendo con tutti i miei sensi, e quindi ogni occasione per me è di apprendimento. Anche un incontro di questo genere mi permette di apprendere, perché cosa vuol dire che apprendo? Vuol dire che si innesca nel mio cervello un meccanismo di ragionamento tale per cui rivedo certe convinzioni, ne consolido altre, divento una persona diversa. E quindi questo concetto dell'innovazione, cambiamento, essere diversi, è un concetto che ci è scomodo nella generalità dei casi, perché ognuno di noi si muove nella propria comfort zone. Eppure, se vogliamo migliorare la nostra condizione, dobbiamo cambiare, ma cambiare noi stessi individualmente prima e collettivamente poi. Purtroppo qui c'è ancora un fatto culturale, che tutti noi il cambiamento lo aspettiamo dagli altri, non lo pensiamo mai per noi stessi. Volevo chiedere ad Alessandro, e finiamo con loro due il giro, poi se c'è qualcuno che vuole intervenire, direi che l'ultima parte del dibattito la possiamo riservare anche alle vostre domande o ai vostri brevi interventi, se ritenete. Una curiosità che ho per quanto riguarda il lavoro di pubblicitario, di comunicatore di Alessandro De Plano, riguarda la politica, come si è modificato il modo di comunicare in politica, che tipo di figure sono nate, se un pubblicitario oggi può essere utile a un politico e in che modo nelle sue campagne social, se nascono figure professionali nuove in questa direzione, in questo ambito. La comunicazione politica adesso nel 2018 è molto complessa, perché sono venuti meno intanto i due blocchi ideologici, quindi diventa un messaggio trasversale che è più un messaggio di marketing, giustamente come diceva Beppe, sulla lettura in questo caso di un customer, un cliente che diventa elettore, che è diventata pane quotidiano di chi sostiene dei piani di comunicazione, delle strategie politiche per il candidato di turno. Ma questo è veramente complesso, perché la politica è diventata un prodotto, non è più legata a, come dicevamo prima, a dei contesti culturali, non è più legata a dei processi di acquisizione di una serie di valori intorno al simbolo, che potremmo traslare, come dicevamo prima, anche nel brand. Ecco perché il successo elettorale di Movimento 5 Stelle, di Lega, diventa un successo commerciale prima che culturale, e di converso, dal punto di vista della quella che dovrebbe essere l'opposizione, lo scontro si combatte tutto in qualcosa che assomiglia alla comunicazione, ma invece è molto più vicino al marketing. Anche in questo contesto, essere dei consulenti di un partito politico, di un singolo candidato, è un azzardo. Primo, perché non si possono garantire i risultati, perché lo scenario è diventato talmente variegato, talmente complesso, che le variabili sono incontrollabili. E poi perché costruire in questo caso una marca diventa essere come degli spazzini, cioè
tirare via tutto quello che si è stratificato in termini di comunicazione politica negli ultimi 30 anni e cercare di creare una revirgination, diciamo, del candidato, cosa che è molto complessa perché le alternative, non voglio entrare ovviamente in un discorso politico, lo tengo sul discorso della comunicazione, ma i candidati più credibili sono quelli che non hanno un trascorso politico, perché non c'è un termine di confronto. E purtroppo la leva è sempre quella della scarsa conoscenza della storia, della scarsa conoscenza della scarsa attitudine ad informarsi. Massimo diceva una cosa importantissima, e poi arrivo ai ruoli della comunicazione politica dal punto di vista dell'agenzia, che poi in sostanza sono gli stessi che c'erano 30 anni fa. C'è un coach, c'è uno stratega politico. Tra l'altro quelli più famosi e più pagati sono quelli che hanno fatto dei flop più clamorosi. È un po' come le agenzie di rating, no? Si fanno delle proiezioni su uno scenario, si fissano dei parametri e poi sistematicamente la storia dice altre cose. Però Massimo ha detto una cosa importante sul fattore tempo. Gli strumenti sono talmente veloci che anche il concetto di marca, il concetto di contenuto sono in continua evoluzione, quindi la capacità dell'imprenditore o del consulente che si prende l'impegno e quindi ha, come dire, una commessa da parte del cliente è quella di stare attento ai cambiamenti che sono quotidiani. E questo è fondamentale. Quindi sostanzialmente le figure professionali che nel campo della comunicazione politica si affiancano al cliente, perché di questo si tratta, non sono cambiate, cambia soltanto la visione dei processi e la lettura del pubblico di riferimento. E infatti io sarei per sentire magari il pubblico su questa questione, perché la comunicazione anche Beppe e Massimo dicevano parte dal basso, è importante la lettura dal basso. Noi stiamo facendo una ricerca che avvicina il cliente alla marca, quindi all'azienda, in una maniera che supera addirittura lo stesso valore della parola. Mi spiego: se noi dovessimo usare il nostro linguaggio, a parte le nostre conoscenze nell'ambito delle lingue, molti di noi parlano più di una lingua, quindi più della lingua madre, l'italiano, avremmo comunque un limite. Per me la parola amore può avere un significato in italiano che è diverso da quello di Emiliano o di Massimo, perché le loro esperienze sono diverse. In questo momento ho bisogno di ulteriori elementi. Noi stiamo studiando un metalinguaggio che si avvicina alla forma, al suono, nella sua frequenza, nella sua velocità, al colore. Questo ci permette di creare appunto un linguaggio che sia universale, e questo dal punto di vista commerciale significa avvicinare le grandi aziende al singolo consumatore, non a una categoria di consumatori, perché i nuovi strumenti digitali, il marketing digitale cosa ha fatto? Ha prodotto degli strumenti potentissimi, ma ha omologato in categorie i consumatori. I consumatori non sono più categorizzabili, perché se io prendessi 10 persone a caso e chiedessi qual è la tua visione della Nike, perché hai le scarpe di quella marca, probabilmente 10 persone mi darebbero un concetto, un'emozione, un approccio diverso a quel brand. Tra l'altro la Nike ha fatto un percorso che è di produzione super customizzata del prodotto stesso. Questo, in un contesto competitivo che è cambiato proprio per il fattore tempo, ha portato le varie categorie merceologiche ad adattarsi ai nuovi canali. Amazon, Booking.com, Spotify sono la fruizione di quelli che erano prodotti vecchi in un contesto completamente nuovo. Grazie. Emiliano, eccoti qua. Sì, no, volevo solo precisare una cosa. Allora, riguardo alla sedicente provocazione. La professione del giornalista
presuppone necessariamente la conoscenza di tecniche che non sono state certo inventate oggi. Oggi possono essere solo innovate, però è fondamentale che conoscere appunto le tecniche che provengono dalla storia del giornalismo, quindi come esistevano prima esistono oggi. Oggi è diverso il modo di presentare ciò che poi si produce e il come si produce, ma le tecniche rimangono le stesse. Io ricordo molti anni fa ho lavorato in una grossa testata nazionale e ogni mattina entravo in redazione e c'era davanti a me un fondo di un direttore a caratteri cubitali. Il titolo di questo fondo era semplicemente "Ai lettori", non c'era scritto altro nel titolo. Ogni mattina io entravo e leggevo "Ai lettori, ai lettori, ai lettori". L'editoriale era, credo, risaleva agli anni 70, tra 70 e 80. Questa cosa comunque mi rimaneva sempre in testa, "Ai lettori, ai lettori". Quindi già da allora si faceva più o meno la famosa profilazione, anche di cui parlava Massimo. Ossia, il giornalista allora, però erano tempi diversi e c'erano tecniche diverse, si rivolgeva comunque al lettore, cioè cercava di cogliere le esigenze del lettore e di dargli un'informazione che potesse essere utile. Però cosa succedeva? Che mentre prima esistevano solo le testate tradizionali, era facile veicolare quel messaggio, nel senso che c'erano solo loro. Oggi esistono una moltitudine di strumenti, per cui al giornalista è richiesto uno sforzo supplettivo, innovativo appunto, pur mantenendo le tecniche vecchie, che poi non sono mai vecchie. Ecco, noi nel nostro processo come Carta Bianca abbiamo proprio fatto questo, abbiamo messo in pratica quel concetto che io leggevo tutte le mattine sul fondo, cioè al lettore, cioè noi cosa facciamo? Andando in concreto, studiamo le esigenze dei nostri lettori. Il nostro lettore, che è il nostro lettore tipo, è un soggetto che ha potere decisionale, quindi può essere il presidente di un ente, può essere il consiglio regionale, può essere un assessore, un'associazione di categoria. Che esigenze ha? La crisi dell'informazione è nata e continua soprattutto perché oggi le testate, soprattutto quelle tradizionali, continuano a utilizzare il modello che si utilizzava 20-30 anni fa, ossia a dare delle notizie calate dall'alto, secondo loro, al lettore, ma oggi il lettore ha bisogno d'altro. Per cui la nostra professione, il nostro mestiere deve per forza prevedere un'innovazione in questo senso. Ossia ci dobbiamo chiedere se io ho come abbonato Confcommercio, noi ci chiediamo cosa interessa sapere a Confcommercio. Noi non diamo le notizie in generale che possono interessare a Confcommercio, a Confindustria, a tutte le associazioni, al Consiglio regionale, alla Regione. No, cosa può interessare a Confcommercio? Quindi facciamo una sorta di includiamo i nostri abbonati in delle macro categorie e dopodiché sviluppiamo in base alle loro singole politiche un tipo di informazione che li possa interessare. Attenzione, in assoluta autonomia e indipendenza. Queste notizie possono essere anche non gradite. Cioè la professione giornalistica comunque viene fatta nel rispetto delle norme deontologiche, che è un po' il segreto del successo, anche perché se ti pieghi una volta, ti pieghi due, non funziona, il mercato poi ti butta fuori. Per cui sostanzialmente secondo me il punto principale, parlando appunto, ritornando proprio al discorso generale che abbiamo fatto, cioè cosa serve, che tipo di professionalità servono. Ecco, per esempio, oggi, secondo me, sia a noi sia alle testate moderne, servono giornalisti preparati, con un bagaglio culturale bello pesante, che abbiano possibilmente fatto esperienza e se non l'hanno fatta la devono per forza fare, non certo stando solo qui in Sardegna, ma uscendo, aprendosi. Possibilmente, siccome il mondo è cambiato, frequentare, iscriversi a delle scuole di giornalismo, studiare giornalismo, prima poteva anche non essere possibile, poteva anche evitarsi. Io per esempio non ho fatto una scuola di giornalismo, ma oggi è necessaria. Perché? Per attivare anche tutta quella serie di contatti di cui parlava Massimo,
che poi ti permetteranno poi di realizzare davvero ciò per cui tu hai studiato e che vuoi fare. In ultimo, non meno importante, bisogna comunque avere la fortuna, perché si tratta di una fortuna, di avere un qualcuno che te lo insegni, anche perché il giornalismo non è un mestiere che si impara sui libri. I libri ti servono, ampliano la tua visione e tutto il resto, però ti serve qualcuno che te lo insegni. È come se tu fabbricassi scarpe e non imparassi a costruirle, a sistemarle da un bravo artigiano. Ora mi rendo conto che è difficilissimo trovare dei bravi maestri, però ci sono. Quindi un giornalista oggi, non per essere bravo, perché sinceramente della bravura non ce ne facciamo proprio niente, per essere sul mercato deve necessariamente, secondo il mio modesto parere, rispettare questi passaggi. Quindi si deve anche mettere alla ricerca di un bravo maestro che glielo insegni. Grazie. Grazie, allora si è fatto tardi, un'ora è volata, quindi voglio chiedere un, siccome vedo che c'è Gianni Giugnini in prima fila, vorrei chiedergli se ha voglia di fare una sintesi delle cose che abbiamo detto qui, molto rapidamente, grazie. Sì, buongiorno a tutti, vi ringrazio per la stima. Alex mi ha dato del mentore, un altro collega. Non ti volevo offendere. Qualche tempo fa mi ha dato del decano, quindi capisco che è tempo che io lasci il posto ad altri. Ma ho trovato intanto molto interessante questa discussione, vi ringrazio per permettermi di fare le mie riflessioni. Sì, mi metto qua. Così sotto i riflettori. Perfetto. Dico solo alcune cose rapidamente. La mia formazione iniziale è quella del creativo, quindi tendo a fare delle sintesi disordinate e come Alex poi a dare semplicemente dei suggerimenti molto semplici. Parto dal titolo di questo convegno, che è Le professioni del marketing e della comunicazione nell'era digitale, e vorrei riscriverlo leggermente per quella che è la mia esperienza e secondo me per quello che emerge da quanto è stato detto. Io riscriverei, direi, le professioni del marketing e della comunicazione nell'era digitale non esistono più. Quindi qualunque tentativo di dire ma io ero giornalista, ma io ero copywriter, ma io ero art director, mi dispiace dire che quello che avete imparato, che ho imparato, che abbiamo imparato, non esiste più. Da questo punto di vista mi piace moltissimo l'approccio che possiamo ribattezzare alla Cugusi, per cui uno studia una materia e poi va a fare tutt'altro. È un ottimo approccio, secondo me, perché aiuta a non rimanere legati a quello che si apprende all'università o nei primi anni di vita e costringe a cambiare e a reinventare la propria professione, che è quello che stiamo facendo tutti quanti. Come consulenti aziendali noi andiamo continuamente in azienda, sono molto interessanti le slide che avete mostrato all'inizio ed è molto interessante anche l'incongruenza che c'è in quelle slide, perché la prima domanda che viene fatta è chiedendo alle aziende di cosa avete bisogno, marketing, comunicazione, e-commerce, eccetera, messi in quest'ordine. Quando poi gli si chiede ma di che figure avete bisogno, dicono e-commerce prima di tutto e poi anche marketing e comunicazione. Questo è molto interessante, però secondo me riflette una delle necessità che hanno oggi le aziende, che sentono in maniera importante, che come noi comunicatori vivono mercati che cambiano completamente, vedono la propria azienda e il proprio mercato cambiare continuamente e hanno assoluta necessità di persone che le aiutino a cambiare in maniera radicale e profonda il proprio modo di fare. L'hanno fatto i politici perché sono rapidi, l'ha fatto il turismo perché è stato costretto in qualche modo da un settore che si è allineato più rapidamente al mercato digitale, lo stanno facendo i giornalisti perché sono costretti, lo fanno i pubblicitari, eccetera, eccetera. Però chiunque oggi ha necessità di quelle competenze e quelle competenze arrivano oggi dalla fusione di vecchie competenze in modelli completamente nuovi. Questa è la vera sfida, credo che sia quindi quella di capire come imparare una professione che ancora oggi ci viene insegnata in maniera vecchia e poi dal momento in cui la si impara incominciare a lavorare per cambiarla in qualcosa
che non sappiamo assolutamente cosa sarà. Concludo rapidissimamente con un segnale che ci arriva, diciamo, dal mondo alto. Ormai da un anno nell'alta finanza si parla di un'OPA di Accenture su WPP, due sigle che chi si occupa di consulenza e di comunicazione conosce bene. Vuol dire che la più grande struttura di consulenti di direzione, quindi chi si occupa dell'azienda nei numeri, nella struttura, nell'organizzazione, sta pensando di comprare la più grande sigla della comunicazione, perché poi quello che sta succedendo è che la struttura che aiuterà a guidare le aziende domani sarà una struttura fatta di competenze aziendali, quello che un tempo era il laureato in economia e commercio, e di competenze in comunicazione, quello che un tempo era un laureato in discipline umanistiche o in uno dei tanti istituti, come a Cagliari l'Istituto Europeo, che formano chissà di comunicazione. Quindi la cosa più interessante che sta accadendo è il mix fra queste competenze. Il mix di queste competenze è quello che oggi le aziende stanno richiedendo e stanno comprando e ben pagando sempre di più. Non so se noi, e mi scuso se coinvolgo tutti i presenti sul palco, riusciremo a vedere questo. Quando dico riusciremo, non tanto per un fatto di tempo, ma per un fatto di capacità di aprirci così tanto alle modifiche che stanno succedendo. Però sicuramente i colleghi più giovani che vedo giustamente nelle ultime file, se sapranno affrontare il mestiere che vogliono affrontare con questo tipo di apertura, avranno, credo, grandi opportunità e possibilità di successo. Grazie. Grazie. Prima ho detto che ci sarebbe stato spazio per le domande dal pubblico, in realtà purtroppo non c'è più, ci stanno costringendo a chiudere, quindi mi spiace avervi detto una cosa che non riusciamo a realizzare, però ci prendiamo solo un minuto perché vorrei che Massimo Cugusi illustrasse un po' il lavoro che sta facendo il gruppo terziario avanzato innovativo della Confcommercio. Grazie Fabio, non più di un minuto. Per dire che la discussione di oggi, secondo me, ha avuto un processo circolare. Quello che ho provato a dire in premessa con le conclusioni di Gianni Giugnini, che fa parte insieme a me e a Giovanni Sanna del direttivo di questa organizzazione, insieme a un'altra cinquantina di professionisti, quello che noi ci siamo promessi di fare. Allora, lavorare, fare un gruppo terziario innovativo e servizi alle imprese non vuol dire fare il numero per sembrare più grossi, vuol dire avere una visione del mondo che cambia, del mercato che cambia in comune, nella quale c'è bisogno di professionalità a tutto tondo. Il nostro peggiore nemico è, parola brutta, contropessilabe, verticalizzare i saperi, cioè avere delle strade parallele che mai si incontrano. Lo dico anche agli imprenditori che ci sono oggi, noi siamo presenti qua in Sinnova con un nostro piccolo stand, il numero 78, è piccolo ma vuol dire molto, perché offriremo anche dopo questa giornata delle opportunità a chi ci vuole conoscere. Io voglio ringraziare i miei colleghi, Maurizio Battelli offrirà per esempio un mini workshop legato alla realizzazione, alla strutturazione di un pitch per l'investitore, allora che è un problema vero di chi ha una nuova impresa tecnologica. Ringrazio Maurizio per questo. Giovanni Sanna offrirà un workshop che si chiama Finance is King, cioè come attrarre, come trovare la finanza dal seed capital fino al crowdfunding, quindi strumenti estremamente contemporanei per dare benzina a una nuova idea di impresa. Un'altra collega che qui non c'è, che è Viviana Rilla, che è una business coach, lei offrirà 5 sessioni assolutamente gratuite ad altrettanti giovani, nuovi imprenditori che vogliono avere l'atteggiamento giusto anche da un punto di vista motivazionale per portare avanti un'impresa tecnologica. Quindi siete tutti invitati a venirci a trovare se sono cose che vi fa piacere poter condividere e sperimentare. Io voglio ringraziare a nome di Confcommercio
di Alberto Bertolotti, del presidente, che avrebbe voluto essere qui, ma purtroppo per ragioni aziendali non c'è, da tante persone che hanno partecipato al nostro incontro. Quando ci hanno offerto la sala, vi confesso che un brividino ce lo siamo fatto correre lungo la schiena. Credo che aver avuto persone in piedi, quindi doppiamente pazienti, abbia ricompensato tutti noi. Un saluto a Giorgio Greco, che rappresenta in sala la categoria dei grandi e bravi giornalisti. Grazie a tutti.